Tempo di crisi, tempo di saldi e non solo per gli ipermercati. Quello che vale nel commercio vale anche sul mercato nero degli stupefacenti. È quanto emerso dalle indagini che hanno portato ad una operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Palermo. Negli ultimi 10 anni il costo della droga si è ridotto fino alla metà del suo prezzo originale. Una dose di cocaina anziché 100 euro oggi viene venduta a 50. Almeno questi prezzi decisi dal presunto capo del mandamento di Passo di Rigano, Renzo Lonigro, di 41 anni, che avrebbe gestito il traffico ora interrotto con l'operazione Sambuca. Le indagini della polizia hanno consentito di ridisegnare la mappa dello spaccio cittadino nei quartieri di Ballarò, del villaggio Santa Rosalia e della Zisa. Oltre Lonigro, le manette sono scattate per Antonino Adelfio, di 44 anni, Girolamo Danna, di 40, Giovanni Di Noto, di 39, Francesco Paolo Greco, di 40, Alessandro Longo, di 30, Vito Priolo, di 32 anni e Bartolo Carpinteri, di Milazzo. Quest'ultimo faceva da corriere per ampliare il mercato degli stupefacenti, si riforniva a Palermo di hashish e cocaina per rivenderla poi sulle isole Eolie.